questa settimana, da un punto di vista operativo, a mio avviso, ci sono state delle cose interessanti, quindi io direi di essere proprio così, no? Attivi sui grafici come l'altra volta e vediamo se c'è qualcosa. In realtà c'ho ancora qualcosina, soprattutto dalla volta scorsa, c'è ancora la sterlina che è ancora in mercato, però ci sono anche delle cose magari favorevoli per i prossimi giorni su cui magari potevo puntare un po' l'attenzione con i nostri amici perché in effetti potrebbero esserci delle interessanti opportunità, ecco. E quindi partirei, diciamo, dal vedere quello che avevo fatto, quello che avevo mostrato la settimana non scorsa, ma forse 2 o 3 settimane fa. Non ricordo l'ultima volta, Sì, forse tre mi pare. E mi tre. spiace anche non aver registrato quell'evento, colpa mia che insomma dovevo cliccare solamente un bottone, non ho fatto neanche quello. Questa volta promesso, insomma, verrà registrato. Ho già settato tutto, quindi questo webinar invece andrà su YouTube. Però effettivamente mi ricordo che avevi puntato su tutti i cross che in qualche modo riguardavano la sterlina. Sterlina dollaro per primo, e dopodiché avevi detto di avresti atteso anche un segnale, credo, su euro sterlina o Sì, poi abbiamo giusto? visto dollaro yen, abbiamo visto, e anche l'euro dollaro, sì, no, ma ho qualcosa, adesso vediamo un po' così. Questa qui comunque è rimasta proprio praticamente l'operazione di quella settimana, praticamente. E, che dire, la rivediamo un attimo anche per chi non c'era, rapidamente così a livello didattico spieghiamo un po' il concetto che mi ha fatto entrare, dove vorrei uscire, ma anche il concetto molto interessante del rischio preso, dell'investimento preso, perché questa cosa dei turbo, Andrea, lo dico Andrea, ma lo dico un po' a tutti, mi ha anche negli ultimi mesi proprio fatto un po' cambiare la mia concezione. Io faccio trading ormai, insomma, da un po' di tempo, perché i primi trading li ho fatti tra il 2004 e il 2005, quindi insomma ormai è da un po' di tempo che sono nei mercati. Però devo dire che negli ultimi mesi, anche grazie a questo strumento, ho rivisto un po', anche quando magari vado a trattare un CFD, per dire, il concetto di investimento massimo e di rischio massimo. Perché? Perché il turbo, in effetti, con questa barriera che adesso io qua vedete, che è il KO, che è praticamente il massimo investimento, cioè dove se il prezzo dovesse iniziare a scendere giù, mi andrebbe a zero, no? Quindi io in questo caso, ve lo dico, ho investito 500 euro, 500 euro, quindi al di là del conto che io posso avere qui, ho investito 500 euro. Questi 500 euro, quindi, diciamo, li ho investiti perché? Perché adesso vedremo a livello tecnico, a livello grafico, a livello proprio di price action, a mio avviso, c'è più la possibilità che nelle prossime settimane questo cambio, la sterlina, possa avere una rivalutazione, quindi la sterlina contro il dollaro, verso la zona 1,4250-1,43. Quindi investo, perché ho fatto uno studio, investo questa somma. E da questa somma ci cerco di ricavare, non lo so, il 30, il 50, il 70, ma anche di più, no? Il 100% è quello che è, no? Quindi ho rivalutato, no, il concetto che tutti i libri ci insegnano, ma anch'io stesso, che ho sempre utilizzato, dedicato al concetto del rischio rendimento classico, come siamo abituati a concepire, no, nel trading. Cioè, io ho il pattern X. Compro qui, metto lo stop qui e qui faccio un 1-1 di risk reward, qua un 1-2, qua ovviamente sono dei concetti che per chi è già nel trading magari li conosce bene, però sono concetti molto semplici, voglio dire, cioè investo 1 per ottenere 1, 2, 3, quello che è. Però ho rivisto un po' questo concetto, cioè io con queste zone di massima perdita, chiamiamole così, di massimo investimento, come mi piace chiamarle, più che di massima perdita, io posso dire, bene, fatto X il mio capitale, io posso decidere di investire tot di questo tot. Io però, tenendo questo massimo investimento come punto di uscita ampio, cioè non troppo attaccato agli ultimi minimi o agli ultimi massimi in base alla direzionalità che io voglio andare a prendere,
deve essere visto come, bene, di questo tendenzialmente non andrò a perdere tutto, cioè questo è il mio investimento, probabilmente di questo se inizia l'operazione andarmi contro, avrò già delle zone dove se va in quelle zone in un certo modo e mi mostra che in effetti non ne ha più di benzina dalla mia direzione, deciderò di chiudere l'operazione in perdita, quindi a costo, ma fatto 100, quindi prima dicevamo 500, no? Il mio investimento, magari andrò a chiuderla con un 30% in meno di quei 500, con un 50%, con un 60%, cioè non andrò a dedicare tutto quella che è la mia porzione, però sapendo che quell'investimento massimo è un paracadute, cioè nel caso in cui comunque ci sia una situazione repentina nei prezzi, in qualcosa che non riusciamo a governare, comunque questo KO, questo massimo investimento, mi pagherà perché è garantito, cioè ho definito un'area dove io lì so che non potrò mai perdere di più, no? Quindi, diciamo, valutare questo strumento in questo modo mi ha fatto rivalutare anche un po' quelle che sono poi le mie potenziali investimenti, i miei potenziali rischi sui CFD anche, perché poi io lavoro sia sui CFD con IG e sia con i Turbo 24, e quindi questa cosa però è molto interessante, perché poi mi permette in effetti, con la mia operatività che tu Andrea conosci bene, ma che molti di quei presenti, che sono tra l'altro anche molti miei abbonati al Platinum, per esempio, conoscono bene, che come dire, si addice perché io ho sempre lavorato multi-day, quindi quando un'operazione dura poco, dura 2 o 3 giorni, però può succedere che un'operazione dura anche qualche settimana, 2, 3, 4 settimane come questa, che è ancora dentro. Quindi quello che voglio dire è che lo so che è un switch di mindset, anche di approccio mentale al rischio e alla posizione, però devo dire che in questo modo anche proprio il mio stile di trading si addice meglio, mi fa stare più tranquillo, quindi mi fa rendere di più perché mi fa stare più sicuro nelle posizioni, andando a inserire degli stop, diciamo, su livelli poco raggiungibili dal mercato. E qui prendo spunto da un trader che si chiama Bruce Kovner. Ho fatto anche un video su YouTube proprio negli ultimi giorni su questo. Questo trader, una delle cose che diceva, bravissimo, tra l'altro, aveva anche un hedge fund suo, ma in generale, insomma, certificato come uno dei trader, insomma, più importanti degli ultimi 60 anni, ancora vivo lui, è del 45, 1945, e lui diceva proprio che una delle sue peculiarità era usare i fondamentali di base per poi andare sul grafico per entrare col timing, ma la cosa che lo contraddistingueva era, rispetto ad altri trader, era quello di non piazzare degli stop a livelli percentuali classici, no? O su punti più comunemente utilizzati, no? Dai più, ma su punti poco raggiungibili, proprio questa frase, poco raggiungibili dal mercato. Questa cosa mi ha fatto anche pensare, ho fatto un 1 più 1 con questa cosa del knockout, no? Con questi massimi rischi anche un po' più ampi, e la sto facendo mia. Cioè vado a impostare il mio massimo investimento proprio in punti poco raggiungibili dal mercato, dove so che molto prima avrò già dei punti di uscita, probabilmente, che mi indicheranno che cosa fare, no? Quindi molto interessante. Questo, volevo fare questo preambolo perché magari qualcuno dice: Madonna, ma Arduino ha messo un KO. Cioè è entrato sulla sterlina, io sono entrato esattamente, probabilmente circa su questa zona, adesso non ricordo esattamente il livello, però questa zona, quindi diciamo questa zona qui, e il capitale, gli euro che ho investito, questi 500 euro che mettiamo qua in grande, no? Vanno a zero se ritornano qua, che sul settimanale vuol dire andare qua, cioè sul daily è questo, cioè vuol dire farsi un bel viaggetto al ribasso. Quindi il mio obiettivo è quello di andare a prendere profitto qua. Quindi di base, solitamente, il mio massimo investimento non è mai superiore 1 a 1, ma forse è anche minore. Ma perché? Perché io comunque, anche a livello poi di chiusura della posizione in perdita, difficilmente arrivo là. Cioè questo è il massimo paracadute, no? Quindi è proprio quella situazione in cui lì proprio cambia tutto, no? Ecco che riprendo la frase di Bruce Kovner, punti poco raggiungibili dal mercato. Quindi volevo intanto puntualizzare qui, perché poi l'altra volta sono andato dritto e ho fatto delle cose, poi
però non ho ben chiarito anche questa situazione, magari la possiamo anche rivedere in altre occasioni, tanto di Ma anche perché turbo se 3D room. posso, Arduino, aggiungo che di fatto, no, se noi avessimo capitali infiniti, andremmo direttamente, che ne so, a comprarci il Future con esposizioni giganti, no, senza troppi problemi, o addirittura andremo, vabbè, qua sul insomma, se però siamo trader, di fatto dobbiamo avere una leva finanziaria, no? E la leva finanziaria qui da che cosa è dovuto? Dal fatto che il turbo costa poco. Perché? Perché in qualche modo possiamo perdere massimo un numero X di pip, ok? Quel numero X di pip può essere considerato, come abbiamo visto più volte, no? Se compro 100 turbo, un pip vale 1 euro per punto, quindi se ho, che ne so, 200 punti dal knockout, posso perdere massimo 200 euro. Di fatto, quando faccio un investimento, il mio investimento varrà, guarda caso, 200 euro, no? E quindi con quei 200 euro mi vado a esporre con 1 euro per pip su uno sterlina dollaro, che equivale grosso modo, no, a 10.000 euro di controvalore. Quindi sto facendo un'operazione a leva, considerando il fatto che la leva è in qualche modo sviluppata dal rapporto che c'è tra il sottostante e il livello knockout. Ovviamente però non dobbiamo avere questo livello knockout troppo vicino, perché? Perché noi vogliamo la leva, però non vogliamo neanche che quel livello knockout, in qualche modo, non appena ci sia un po' di volatilità, ci vada a penalizzare. E di conseguenza prendere un livello knockout un po' più distante ci consente di tenerlo a giusta distanza, non farci prendere dal mercato. Poi, ogni volta che voglio spostare il livello knockout, perché in questo caso tu l'hai preso, adesso non mi ricordo a quanto, forse 6 euro l'hai preso, adesso non mi ricordo a che Non livello. ricordo. Ad ogni modo, quando l'hai preso tu, sicuramente sarà stato il secondo, il terzo livello, non sicuramente l'ottavo, il decimo, così. Secondo me era il quarto, se non sbaglio, sai? Il Ecco. quarto, se non In sbaglio. qualsiasi momento, nel caso in cui a un certo punto il livello knockout dovesse essere molto distante, quindi di fatto il turbo dovesse valere magari 10 euro, ecco che ho la possibilità in qualsiasi momento di dire: perfetto, adesso ho raggiunto il target, piuttosto che il movimento è stato sviluppato, non voglio chiudere la posizione, posso cambiare il livello knockout, mi vendo la mia posizione, compro dei turbo con una leva più alta, con un knockout più alto, più protettivo, e non avendo commissioni di apertura e chiusura, questo lo posso fare a costo zero. Quindi il livello knockout è assolutamente un livello di estremo, non uno stop loss proprio in estrema ratio, ma non è uno stop loss, cioè non dobbiamo considerare Bravo, il knockout uno bravo. stop loss, anche perché il prezzo del turbo in qualche modo è super correlato alla distanza, come vi dicevo, tra il livello del sottostante e il livello knockout, però in più c'è un piccolo premio. Quel piccolo premio è praticamente un premio a rischio, una specie di assicurazione, proprio perché il livello knockout è assicurato. Questo vuol dire che il movimento del turbo è completamente lineare quando il mercato si muove, quindi se sterlina dollaro sale di 122 punti, 122 pip, il turbo sale di 1,22 euro, no? Quindi ogni 100 punti un euro di turbo. Però attenzione, perché se colpisce il knockout, non solo perdiamo il numero di punti che ha perso sterlina dollaro, ma perdiamo anche quel premio knockout, quel premio che è già incorporato all'interno del prezzo. Questo premio però non lo perdiamo nel caso in cui noi rivendiamo al mercato quello strumento finanziario. Quindi, se il mercato ci viene contro a un certo punto, noi decidiamo di perdere e di chiudere in perdita. Chiudendo in perdita, però non perdiamo anche quel premio knockout. Se invece ci colpisce il livello knockout, sì, lo perdiamo. Ovviamente in profitto, stessa cosa, quando noi vendiamo in profitto il nostro certificato turbo, anche il premio knockout ce lo rimettiamo in tasca. Quindi diciamo che quella piccola assicurazione noi la paghiamo all'inizio per essere sicuri che di non avere perdite più grandi del dovuto, però ce lo possiamo pure riprendere andando a rivendere il turbo in profitto, perfetto, ancora meglio. Ma se sta scendendo e io mi metto uno stop loss attraverso un alert, perché in questo momento questo è possibile fare, poi prossimamente verrà aggiunta anche questa possibilità, attraverso un alert metto uno stop loss, ecco che vado a chiudere la posizione prima e recuperare
anche il premio knockout. Quindi, senza dubbio, non scegliere il primo livello knockout disponibile per avere una leva maggiore quando voglio fare un trading di medio-lungo termine è essenziale. Se invece voglio fare scalping e quindi entrare e uscire ogni 5 minuti, beh, a quel punto, diciamo, è possibile prendere anche il primo livello. Certo. No, ma infatti è proprio un switch di mindset. Infatti, rispondendo anche a Michele, che dice che bisogna inserire comunque un livello, diciamo, di stop loss logico, altrimenti si rischia di non accettare la posizione. Beh, ovvio che per chi magari non ha un metodo e non fa questo di professione, non è ovviamente, no, non ha la consapevolezza del trading ancora al 100%, è ovvio che può avvenire. Però sappiamo che abbiamo il KO, cioè il KO è comunque un punto di paracadute massimo. Io ti dico che lavorando molto multi-day e anche molto multi-week, di base addirittura non mi servono nemmeno gli alert, anche se a volte li ho inseriti. Ma perché? Perché ho tutto il tempo di capire che cosa avviene. Quindi io so già, vi dico ragazzi, lo so già, scusate, prendo la pennetta, so già che su queste aree e su queste zone, qualora dovesse ritornare il prezzo, guarderò esattamente cosa avviene, soprattutto su un grafico a fine settimana, per capire se mantenere la posizione o se è più conveniente chiuderla. Avete capito? Ma guarderò in base a quello che mi dice il prezzo. Non è che io mi metterò qui e qui comunque. No, ho tutto il tempo. Tra l'altro, io faccio molto, sapete, il Forex, anche se questi mercati che vedete qui sono quelli che per me sono i più importanti. Quindi le quattro coppie di valute, queste qui, oro, petrolio, DAX, S&P. Diciamo che sono questi principali. Ma le valute, come sapete, io sono abbastanza innamorato delle valute, mi piacciono proprio perché la volatilità che hanno le valute, le tipo di movimenti, di onde, di swing che hanno, sono più calme rispetto ad altri mercati. Per esempio, i titoli azionari, che sono bellissimi. Però i titoli azionari possono farci un più 10 o un meno 10, soprattutto quelli americani, nel giro di una giornata, perché magari è uscita la notizia, perché qualsiasi, anche una fake news, qualsiasi cosa. Di molto più difficile è, per la sua pesantezza, per la sua grande liquidità, che il Forex abbia dei movimenti del genere. Quindi mi dà tutto il tempo, questi mercati mi danno tutto il tempo per capire esattamente cosa fare nel momento in cui il mercato non va dalla mia. Avete capito? E so già i punti. È ovvio che su quei punti, se no metto il KO qui. Se io voglio uscire su questo punto, prendo il KO 42 di leva, mi metto qui e esco qui. Ma siccome io non voglio uscire così, perché so che certi punti il mercato è fatto per fare false rotture. Cioè, se voi guardate, settimana scorsa il mercato ha fatto questa pin bar inside fake out, che è uno dei miei trigger operativi, dove lui, guardate, se io prendevo quello più vicino, andavo a comprare anche qui, no? E scusate, riprendo. Andavo prima, andavo a comprare perché lui aveva fatto questo spike, questo swing e magari compravo qui e mi mettevo classicamente sotto qua, ecco qua che mi prende, no? Ma queste sono cose che capitano spessissimo sul mercato, sono cose tipiche. Anche qua, guardate, movimento da qui, 0,100, poi swinga, butta fuori tutti e ritorna. Ecco, io quello che cerco di evitare è quelle classiche movimenti di mercato che possono accadere in una giornata, a volte anche in un paio di giornate, a volte anche in una settimana, perché escono delle notizie che però tendenzialmente poi non fanno cambiare la tendenza di fondo. Allora io cerco di prendere la tendenza, diciamo, di fondo, cioè del medio termine, cioè di quella di qualche settimana, qualche mese, e vedete grafico settimanale. Da lì poi cerco però di, e grazie anche a questo tipo di strumenti, di mettere il paracadute, la giusta parola è il paracadute massimo, su punti poco raggiungibili, perché altrimenti allora uso lo stop classico, mi metto là, tanto vale. Ma sappiamo che quegli stop là, purtroppo ne parlano libri su libri su libri, corsi su corsi su corsi, ma quegli stop classici là sono più le volte che vengono presi delle volte che poi ci danno del profitto. Allora bisogna avere dei rischi rendimenti di 1 a 10, che le fai una volta ogni 100, e quindi alla fine si tende a perdere. Quindi io, scusate se sono anche poco diplomatico su questo, ma la verità è che il trading è sicuramente teoria, ma poi è anche pratica, cioè alla fine quello che conta è come riesci a guadagnare sul mercato. E in modo troppo classico, con gli stop troppo classici,
io ho visto, insomma, che tendono a essere un pochino difficili da essere mantenuti. Quindi io preferisco sempre mantenere spazio, no? Dai punti dove lui può fare false rotture, perché il mercato vive di false rotture. Ci sono mercati più di altri che vivono di false rotture. Guardate, a fine settimana scorsa, inizio settimana questa, ero long di DAX. Lo può confermare anche chi era qui, che è qui, che è nel Platinum. Siamo entrati long sul DAX. Siamo entrati long sul DAX perché c'erano tutta una struttura interessante e questa struttura interessante era andata poi, guardate, a fare un certo setup. Allora, avevamo un weekly, ovviamente, che ci mostrava una tendenza forte, avevamo avuto la rottura dei massimi precedenti e la rottura dei massimi storici. Quindi, una volta che lui con questa barra di volatilità rompe i massimi, ritraccia e quindi il punto di pullback migliore dove cercare degli acquisti era proprio tra i 13,6 e i 13,4, cosa che sul grafico giornaliero è avvenuto con una splendida falsa rottura. Eccole lì, le false rotture. Perché guardate qua, qui avevamo tutti i minimi importanti che hanno fatto sul prezzo, qui ancora minimi che hanno buttato un po' sul prezzo, qui ancora avete tutti questi spike. Il mercato è andato giù, ha fatto finta di andare al ribasso. E poi ci ha fatto questo fake out in tre candele, che sono queste tre qui. Io questa qua la chiamo inside fake out, è uno dei miei trigger operativi, i miei segnali operativi. Io li chiamo trigger, grilletti operativi, no? Cioè quelli che mi indicano quando sparare, il timing d'ingresso, diciamo, la ciliegina sulla torta, chiamatela come volete. Anche il last kiss, no? L'ultimo bacio. Comunque, ecco qua. Movimento verso il basso, ha rotto tutto, già con questa rossa che aumentava la volatilità, ha rotto tutto al ribasso, ha fatto questo spike, ha fatto una barra inside, questa qui rossa, quindi candela, giornata che stava dentro massimo e minimo al massimo e minimo precedente e qui c'è stata la potenza, perché qui abbiamo avuto la barra che ha aperto in lieve gap down. Ha rotto tutti i minimi anche della barra madre della inside, della barra outside, rompe, buca i minimi, recupera e chiude bullish con ampia volatilità. E quindi questo è uno dei miei trigger operativi. Sono entrato qui a breakout, diciamo, quando ho visto che c'era forza, sono entrato, ma non è che ho messo lo stop qui. Seppur questa era una falsa rottura, lo stop comunque. Il massimo investimento stop, il massimo paracadute, l'ho messo comunque qua sotto per evitare che mi rifacesse questo, magari, no? Perché lo sappiamo, poi il DAX, anche rispetto a mercati come per esempio l'euro-dollaro, che è un po' più tecnico da quel punto di vista, ma non che il DAX non lo sia, però è un po' più preciso. Il DAX invece sporca di più i livelli, fa più queste cosine, ed ecco anche altra cosa, la focalizzazione, quindi non fare mille mercati, ma farne meno e conoscerli bene, ecco che in questo caso specifico c'era stata proprio la classica falsa rottura e ho messo lo stop proprio, quindi massimo rischio, che quindi non è uno stop classico, qui sotto, che era ben sotto questo livello, ben sotto i 13K. E cosa ho fatto però? Quando il mercato, siccome eravamo su massimi storici, quando il mercato poi sul daily dopo 3-4 giorni mi ha fatto questa, ho deciso che era giusto uscire al momento e aspettare poi uno swing successivo, uno swing low, un minimo di swing per rientrare magari nei giorni successivi. Quindi ho preso questo movimento, ma poi da qua non mi sono sentito di rimanere, anche se la mia view è stata anche confermata da un setup weekly, perché dopo, quando io sono entrato qui, ha formato questa barra verde qui. Quindi è stato anche confermato, però la conferma non era. Non pregiudicava il fatto di non uscire sui massimi e poi magari rientrare ulteriormente poi, intanto capitalizzando il movimento, anche perché il ritracciamento che poteva fare quel DAX e che può ancora fare può anche essere più profondo, vedendo un po' anche la correlazione con lo Standard & Poor's 500 che io conosco e seguo ogni giorno e ogni settimana, no? Poi ovvio che questa giornata si chiuderà a barra inside, vedete, in questo modo, vedremo. Domani mattina o già lunedì, a questo punto, domani è già venerdì, potremmo pensare che se il mercato va a sforare questi massimi, a quel punto si può decidere anche di rientrare sul DAX long. Adesso vi spiego anche l'obiettivo che ho,
In questo caso, però, visto che si entra qua e qui magari si ha già dei punti di falsa rottura, si può tranquillamente andare a mettere un massimo investimento qui, quindi magari evitare che lui faccia dei falsi qui, magari no, dei minimi più bassi, cioè un ritracciamento un po' più ampio, però per andare verso la parte alta. E la parte alta qui, i primi punti che si possono andare a prendere, adesso vi apro qua, sono l'estensione, per esempio, di questa barra qui, anche se ci sono anche altre estensioni che adesso vi faccio vedere. Questa è una delle prime estensioni, quindi 161 EOTI 14650, e poi avevamo questa, altro ottimo punto che chiama sempre i 14, guardate, 670, il 261 EOTI. E poi avevamo l'ultima estensione, che è questa, eccola qua, che chiama anche lei 14,7. Quindi diciamo che tra i 14,670 e i 14,740 è molto probabile, ve lo dico proprio perché queste sono estensioni naturali che spesso il mercato va a prendere. 161,8 e 261,8 sono tra le più gettonate, no? Dai prezzi, cioè tendono a fare questo tipo di, magari si stoppano lì e poi si rimuovono in quel senso. Quindi quella zona lì che io tra l'altro ho segnato qui con questa riga tratteggiata è la zona di presa a profitto, anche perché qui navigheremo su acque abbastanza sconosciute, nel senso che sono massimi assoluti, massimi storici. E quindi qui si potrebbe andare a prendere profitto. Avete capito? Questa è un po' l'idea. Quindi, in linea di massima, adesso io ero uscito dal DAX, ma l'idea è quella un po' di cercare di magari trovare degli spunti operativi nelle prossime giornate per entrare nuovamente long. Vediamo, perché abbiamo già in realtà noi un setup, cioè il setup operativo di price action è questo. Questo qui c'è già. Volevo vedere se riuscivo ad avere un timing migliore sul daily e potrebbe già darcelo, però allora a quel punto diventerebbe praticamente il timing uguale a quello weekly. Cioè, nel senso, ci ha fatto aspettare 2 o 3 giorni, ma alla fine non è cambiato nulla. Però a volte attendere magari il daily che confermi delle situazioni più interessanti può essere, diciamo, più interessante perché magari il weekly ci fa un setup e poi prima di partire magari ci vogliono 2 settimane, non lo so. E perché? Perché lui inizia a fare magari dei ritracciamenti e riusciamo a trovare magari, quindi a stare dentro, magari entriamo più tardi, quindi il timing è migliore e poi entriamo magari a volte anche a un livello migliore. Non è detto che questo avvenga, però il timing sicuramente può essere più interessante, questo sì. Io vi faccio vedere anche un'operazione che avevo aperto sull'euro ancora a metà novembre. Questa è stata dentro un mese e mezzo, tra l'altro. Anche questa l'ho condivisa insieme ai ragazzi del Platinum. E guardate qui, assomiglia un po' al settimanale, seppur con le dovute ovviamente differenze, no? Al settimanale del DAX di questa settimana. Guardate. Mercato che è andato al rialzo, poi ha un po' lateralizzato, ha fatto un po' di ritracciamento e crea lo stesso input, lo stesso trigger. Prima di partire, questo è un settimanale, qua stiamo parlando di area 1,19, qua stiamo parlando di area 1,2250, 1,23, quindi ce n'è di punti da prendere, voglio dire, no? Quindi quello che voglio dirvi, guardate, prima di partire, però, dopo questo trigger, che poi è stato fatto la settimana delle elezioni americane, quindi anche una settimana importante, che ha indicato, vedete dove vanno i soldi, il prezzo ce lo dice. Non servono tutte quelle cose che mettete sui grafici, spesso perché anzi vi deviano. Meno orologi e sappiamo qual è l'ora giusta, io dico. Quindi un orologio solo, il prezzo, e mi dice qual è l'ora giusta. In questo caso, guardate, prima di partire ha fatto questa barra di ritracciamento e poi ha fatto una barra inside e poi è partito, che sul daily significa aver fatto tutta questa cosa qua. Quindi a volte siamo troppo frettolosi nell'entrata, oppure siete troppo frettolosi, me ne accorgo da come mi scrivete, da quando ci parliamo, eccetera. Quando invece c'è tutto il tempo per fare i trade con il timing più corretto. Qui avevamo avuto svariate opportunità, questa inside e quest'altra inside, per entrare al breakout del massimo, per entrare poi sul mercato, no? Sull'euro, cosa che io ho fatto, in realtà l'ho fatta sia qui che qui, quella volta. Però vedete che ci assomiglia. E se andate a vedere, se noi prendiamo la barra proprio setup, quindi i ritracciamenti della barra setup, guardate un po',
guardate cosa ha fatto. Nei ritracciamenti della barra setup l'euro aveva preso il 50% perfettamente di quella settimana per poi recuperare e salire. In realtà, se andiamo a prendere tutto il movimento di leg, di gamba, vediamo se riesco a farlo da qua, no, devo cancellarlo, lo riprendo, quindi prendo tutta la gamba, eccola qua. Vedete come comunque il minimo massimo proprio di swing, quindi sarebbe da qui a qui, ha preso circa insomma il 50% quasi perfettamente anche qui, pam, che sarebbe questa zona qui, da qui ha formato il primo setup, poi è andato così, secondo setup, che sarebbe questo minimo che corrisponderebbe con questo sul daily, che prende il 38,2 e poi il mercato salta e sale. Quindi vedete come i mercati sono spesso molto molto precisi. E se vi faccio vedere un'altra cosa, che sarebbe questa, ci ha dato anche sul mensile una bellissima, un bellissimo input, che è questo, che se andiamo a prendere le estensioni di volatilità anche qui, guardate un po', vi verrà da ridere, ma è così. Il 161,8, corrispondente con i 22,50, vi ho detto prima che sono i livelli più importanti, è dove lui si è fermato in chiusura mensile. Cioè è andato, ma non è mai riuscito a chiudere sopra, che è il primo punto dove lui si ferma. Guardate poi un po', il 24,57 corrisponde perfettamente con il T4, 211,8% di volatilità dell'estensione massimo e minimo del setup mensile, e poi abbiamo altri livelli, va bene. Quindi usiamo noi di Airforex, io, Antonio, tutti noi, usiamo questi tipi di livelli che sono punti chiave importanti che, se confluiscono con livelli di domanda e offerta della price action, sono sicuramente molto, molto utilizzabili, ecco, no? Per prendere profitto. Ecco perché prima vi ho fatto vedere il DAX e vi ho detto, in tra l'altro territori sconosciuti come quelli del DAX, probabilmente il prossimo livello dove lui andrà a farsi, farsi il movimento, quindi a fermarsi, sarà questa zona dei 14,7, 14,740. Questa zona qua è molto probabilmente la zona chiave. Facciamo proprio l'ultimo cenno. Questa, che è un FTV Power, eccola qui, prendiamo tutta l'FTV Power, che è uno dei miei setup operativi, eccola qua, va proprio ad appoggiarsi, vedete, 161,8 corrisponde sempre con 14,7, in questo caso 7,60. Quindi quello lì è il prossimo livello, molto probabilmente, dove lui andrà a fermarsi, se non vuol dire che rimarrà fermo per degli anni, perché magari fa solo una fermata di una settimana, due settimane, poi swinga e si muove, no? I mercati si muovono di swing, ed è quello che noi utilizziamo per far trading. Ne parlavamo proprio con voi, con il webinar di IG proprio martedì, quando ho fatto il webinar dedicato agli swing, no? E quindi questo è il livello di estensione. Quindi sul DAX, ecco, che per quello vi dicevo prima all'inizio, oggi volevo darvi un po' di idee, anche degli spunti, perché io è quello che sto cercando. L'idea è quella di entrare long, vediamo un po' se confermerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, senza fretta, come vi dicevo, però già questo sul daily, questa inside che vedete qui, potrebbe essere un setup, potrebbe darci delle buone opportunità. Però io al momento qui non posso entrare, devo aspettare, perché il mio metodo mi dice attendi che mi rompa i massimi, domani magari se fa il setup, rompe i massimi, allora posso decidere se, quindi valutare se fare questa entrata e avere come obiettivo la zona blu che avete visto, la zona verde segnata in blu. Bene. Perfetto, però adesso ci devi dire come si fa a diventare anche un platinato, perché qua abbiamo sentito insomma diverse figure, però sai, vorremmo capire come imparare le diverse figure. Adesso non penso dobbiamo andare dal parrucchiere, però dobbiamo fare qualcos'altro. Sì, infatti, platinato, noi li chiamiamo proprio platinati, Andrea, cioè in effetti, no? Assolutamente, no, beh, grazie intanto per questo cenno, in effetti lo diciamo, sì, perché io faccio questo cenno, guarda, vi faccio vedere rapidamente, non voglio fare troppa pubblicità, tanto sapete dove ci trovate. Comunque, questo è il sito Airforex, dal 2010 che siamo online
con la formazione dal 2012, tra l'altro collaboriamo con IG, io e Andrea ci siamo conosciuti nel 2012, quindi ormai 9 anni fa, e niente, qui trovate svariate cose, tra cui dove c'è scritto scuola, qui, noi la chiamiamo scuola perché in effetti è come andare dal fabbro, a bottega, e imparare, no? Come quando uno studia legge, giurisprudenza e poi va magari no, a fare praticantato nell'ufficio dell'avvocato che lo fa da anni. E quindi, diciamo, quella sensibilità, quella gestione delle posizioni, quella cosa che è difficile anche da spiegare in un corso, in un seminario, in un libro, diciamo che qui, ecco, cerchiamo di trasmetterla. È questo, c'è sia mensile che lifetime. Ovviamente a chi inizia consigliamo sempre solamente il mensile, perché lifetime deve essere ben, è una riflessione che va fatta prima uno si fa il mensile, vede un po' come si trova, e poi al massimo, se uno vuole, può anche decidere di fare lifetime, che è sicuramente un ottimo modo come scuola, cioè non paghi più un abbonamento mensile, ma rimani a vita con il nostro servizio. E qui abbiamo praticamente un mare di strumenti, abbiamo la trading room di ogni mattina, l'accesso al canale Telegram, dove comunque condividiamo un po' quella che è la nostra operatività, abbiamo i video di fine settimana, i PDF di fine settimana, i file Excel che condividiamo, i piani di trading, abbiamo il meetup annuale che quest'anno solitamente facciamo a gennaio, ma quest'anno lo faremo a giugno se tutto va bene, se Dio ce la manda buona. Quindi un incontro in quel di Bologna, insomma, un accesso al gruppo Facebook dove tutti gli utenti possono inserire le loro analisi che poi vengono riviste insieme nella trading room. Quindi è sicuramente, insomma, un servizio che, una scuola, come l'abbiamo chiamata, che in questi ultimi 3 anni è nata, perché in realtà è da 3 anni, 4 anni, dal 2017 che c'è, ma soprattutto negli ultimi 2 anni abbiamo preso la giusta forma, e devo dire che in effetti anche i risultati dei ragazzi che ci seguono sono diversi proprio. Cioè, c'è molta più consapevolezza di quello che si fa, e quindi questo è sicuramente ottimale, insomma. Bene, grazie mille. Grande, grazie, grazie. Vedo che ci sono delle domande, Andrea. Ce n'è una sui turbo, tra l'altro, mi sembra. Sì, ce ne sono un po'. Poi ci sono un po' di patinati che confermano, adesso non so se hanno la permanente, quindi a vita, oppure sono mensili. Qualcuno Allora c'è rompe massimi, si intende chiusura della candela? rompe i massimi? No, allora dipende. In questo caso qui che ho detto del DAX, no. Allora, intanto voglio sottolineare che deve chiudermi così, ok? Se mi chiude così, quindi a barra inside, allora io domani molto probabilmente potrei pensare che la rottura di questo livello conferma il setup settimanale e ci può portare su. Mi raccomando, non è uno stop qui, perché è un attimo, come dicevo, teniamoci un po' più ampi con gli stop. Però in questo caso preciso la rottura è proprio la violazione del livello, ok? Ok, quindi dobbiamo attendere innanzitutto la chiusura della candela di oggi, quindi con calma, e poi vedere, va bene. Poi i supporti e resistenze da quali time frame si ricavano? Allora, intanto ringrazio questa domanda di Vito. Vito, ci vorrebbe un'altra ora e mezza, due, però ti invito comunque a guardare il sito di Airforex, dove abbiamo dei corsi ad hoc dove parliamo di questo. Anche dei video nel canale di IG, per esempio, YouTube, dove ho parlato dei livelli di domanda e offerta più che di supporto e resistenza. Perché è vero che l'analisi tecnica è analisi grafica e la price action è analisi grafica, ma sono differenti. Cioè, l'analisi tecnica prende delle figure come i teste spalle, le flag, i pennant, ma anche gli indicatori, quindi no, l'ipercomprato, l'ipervenduto, i volumi. No? L'analisi tecnica prende tutte queste cose. Io faccio price action, quindi è sempre un'analisi grafica, ma l'analisi di price action si basa invece su che cosa? Su capire quali sono i trend di medio periodo, se ci sono, sulla volatilità, sugli swing di prezzo, sui livelli di domanda e offerta e i trigger operativi, che sono una, due, tre barre candlestick che formano delle situazioni. Tutto questo viene fatto sempre su time frame ampi, daily, weekly principalmente. Weekly è dove c'è tutta la figura principale, perché la price action dice che la chiusura settimanale è la chiusura più vera.
cioè dove il mercato realmente chiude, non si ferma. Se voi prendete il Forex, per esempio, dove c'è praticamente una continuazione, è un grafico lineare, no? È continuo. La chiusura end of day, sì, è vero che prende i flussi di liquidità anche sull'obbligazionario, sull'azionario, che comunque vanno a incidere sul rapporto di cambio delle valute, ma la vera chiusura di quel mercato è il grafico settimanale, cioè a fine settimana i market maker comunque non danno prezzi, si fermano, no? Quindi il mercato si ferma, ecco perché per me il settimanale è il grafico più importante proprio come chiusure. E quindi io prendendo spunto da queste, come dire, da queste cose, i livelli di domanda e offerta non sono proprio i livelli di supporto e resistenza, cioè possono coincidere, ma non sono uguali. Per farti un esempio, questo qui che vedi qui sul DAX è un livello di resistenza che è anche un livello di offerta. Perché? Perché in questo caso qui ci sono state vendite sul DAX. Quindi per me questo è un livello di questo tipo, quindi un livello di, come dire, no? Di resistenza e di offerta. Ma in realtà l'analisi tecnica cosa dice? Che poi quando il mercato rompe, questo diventa un supporto. Ma per me invece questo qua rimane un livello di vendita, è un livello di offerta. Qual è il livello poi di acquisto? È un po' più sotto, è questo. Perché è qui dove c'è stato, se ci sarà, il punto dove lui è stato acquistato e ha fatto un Allegri alzista. Per dirtelo così in poche parole, quindi è questo. Io cerco di lavorare sui livelli di domanda e offerta, supporti e resistenze, per carità, a volte coincidono, ma non è la stessa cosa, eh? Non so se sono stato chiaro, però questa è un po' l'idea. Comunque ci sono anche, penso aver fatto l'anno scorso insieme a DG, ho fatto anche proprio degli webinar che trovate sia sul mio canale che quello di DG dedicati. Quindi magari andate un po' in cerca e trovate sicuramente un po' di cose. Io addirittura nel mio canale ho delle playlist che parlano proprio della pre-section, tutti i webinar fatti, quindi li trovate anche attraverso le playlist. Bene, allora Loris ha qualche dubbio su come cambia il prezzo per i differenti livelli. Ora, Arduino, ti chiedo di andare a cliccare su Long in modo tale da visualizzare qualche livello sul DAX. Ora prendiamo quelli long. Tra un livello e l'altro ci sono circa 120 punti. Dico circa, ve lo dico dopo perché comunque sono circa 120 punti tra un livello e l'altro, ovvero è equivalente a più o meno l'1% di distanza tra uno e l'altro. Dico più o meno l'1% perché era l'1% quando abbiamo lanciato i turbo, quando il DAX stava a 12.000 punti. E quindi ogni 1% più o meno c'è un differente livello. Se voi notate il prezzo di un turbo rispetto all'altro varia di 1,20 euro. Cioè, se voi prendete i vari certificati turbo, visto che sono distanti uno dall'altro come knockout di 120 punti, quei 120 punti incidono 1,20 euro sul prezzo. Ed è per questo che più il knockout è vicino, più il prezzo è basso e più la leva è alta. Perché prendendo 100 certificati del knockout con leva 71 e 100 certificati con il knockout più lontano con leva 5, di fatto ci stiamo esponendo per lo stesso potenziale, cioè stiamo comunque sia avendo uno strumento finanziario che si muove di un centesimo per punto, se ne compriamo 100, di 1 euro per punto ogni movimento dell'indice. Di conseguenza, se il DAX si muove al rialzo di 500 punti, sia il primo certificato della lista che l'ultimo saliranno tutti e due di 5 euro. È evidente che se partiamo da un certificato che vale 1,90 euro e aggiungiamo 5 euro, insomma, la performance è grandiosa. Partendo da uno che vale 31 euro e aggiungiamo 5 euro, la performance è meno brillante, ma di fatto abbiamo guadagnato 5 euro per certificato su ognuno di loro. Quindi è questo che lega in qualche modo il certificato allo strumento finanziario sottostante in maniera lineare, cioè ogni volta che il sottostante si muove di un punto, il certificato varia di un centesimo. 100 punti, 1 euro. 143 punti, 1,43 euro.
e in qualche modo lega tutti i certificati tra loro, quindi ognuno di essi si muoverà linearmente con il sottostante, però ovviamente visto che il prezzo di partenza è differente, e l'aggiunta o meno del valore per ogni turbo è uguale, è evidente che la performance su ogni turbo è legata invece alla leva. La leva perché è quel numerino lì? Come viene calcolato quel numerino lì, no? 75, 47, 34. Si va di fatto a prendere l'esposizione che si avrebbe andando a comprare, ad esempio, un CFD da un centesimo di euro per punto, il valore di un turbo. Si va a dividere di fatto per il valore del certificato e si ottiene 74. È evidente che se noi abbiamo a denominatore il valore del certificato, più il valore del certificato è alto, quindi se è 31 la leva sarà più bassa, se invece è 1, qualcosa, ovviamente essendo il denominatore la leva sarà molto molto più alta. Insomma, spero che sia chiaro. Non è immediato, ad ogni modo quello che voglio far passare è: se voi acquistate un certificato turbo long e il mercato sale di 100 punti, siete sicuri che quel certificato ha guadagnato un euro? Non è come un'opzione che in qualche modo si muove, sì, agganciata al mercato, però delle volte ha dei movimenti strani, soprattutto quando siamo vicino allo strike price, no? Quindi quando di fatto passa da at the money, out of the money, in the money, e soprattutto quando c'è volatilità sul mercato, a un certo punto le opzioni impazziscono, no? Il mercato sale e l'opzione put sale. Perché? Perché c'è volatilità e la componente volatilità in qualche modo incide. In questo caso, questo non accade. Questo non accade perché il movimento del certificato turbo è lineare ed è per questo che è un'operatività un po' più semplificata, molto più vicina a un CFD rispetto che a quella di un'opzione. Con l'opzione in qualche modo condivide il tema del valore di quel titolo, ovvero il certificato in qualche modo vale poco, 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, e di conseguenza non si tratta più di un trading a margine, ma piuttosto di acquistare uno strumento finanziario che vale poco, ma che si muove tanto in relazione ovviamente al sottostante. Questo che cosa comporta? Beh, da una parte c'è un esborso, quindi quando compriamo il certificato vediamo addebitato tutto il valore del nostro investimento. Questo esborso, ovviamente, nel momento in cui noi vendiamo il certificato, ci viene ridato, ovviamente, con il nuovo valore aggiornato. Non c'è più il richiamo di margine, quindi non dobbiamo più stare attenti al fatto di magari scendere sotto il 50% del margine richiesto perché veniamo altrimenti liquidati. No, qui la liquidazione avviene solamente quando di fatto il certificato viene liquidato, va a zero, scompare, non viene più quotato, di fatto vale zero. Quindi non c'è più il meccanismo di marginazione, ma piuttosto c'è uno strumento finanziario a leva che vale meno, però si muove molto più velocemente. Questo ci porta anche a un'altra considerazione, soprattutto per gli amanti dell'indice italiano. Tenete in considerazione che quando si va a fare trading su un CFD come su un future sull'indice italiano, la Tobin tax è piuttosto alta perché viene considerata sul nozionale dell'investimento. Vi faccio un esempio: se prendiamo un future da 5 euro sull'indice italiano o un CFD da 5 euro sull'indice italiano, stiamo parlando di un investimento che supera i 100.000 euro. Ecco, la Tobin tax viene calcolata in percentuale con un'aliquota piccola, però sul nozionale, cioè su oltre 100.000 euro. Nel caso invece del turbo, per fare la stessa operazione abbiamo bisogno di 500 turbo. Se anche andassimo a comprare un certificato che vale 10 euro, quindi non proprio il primo livello, ok, facciamo 10 euro per 500 turbo, stiamo investendo 5.000 euro, la Tobin tax viene calcolata su 5.000 euro. Questo mi porta a dire che il 99,9% degli investimenti che faremo sull'indice italiano, a meno che non compriamo uno sproposito di certificati, quindi non so, 50.000 certificati, un investimento medio-grande comunque sia ci porterà ad avere una Tobin tax che sull'indice italiano resta di un centesimo. Questo perché? Perché si calcola sul nozionale dell'investimento, che in questo caso, non essendo uno strumento a margine, ma piuttosto è un investimento vero e proprio, è calcolato sul valore di quell'investimento, quindi numero di turbo per valore del turbo, e quindi è molto basso. In più è uno strumento finanziario quotato,
e che quindi adotta delle aliquote molto più basse. Sono partito da un discorso sul pricing, sono atterrato altrove, però so che insomma la questione della Tobin Tax, soprattutto per gli amanti dell'indice italiano, è qualcosa di influente e di conseguenza può essere utile saperlo. Un'altra considerazione che vi posso fare è magari soprattutto il venerdì sera. E soprattutto quando ci sono magari dei punti in previsione, vi faccio un esempio: lunedì prossimo sarà la giornata del presidente. Gli Stati Uniti hanno questa vacanza, insomma, loro sì, ce l'hanno Natale, Ferragosto, come noi, però hanno anche queste festività, la giornata del presidente, borse chiuse, e quindi mi immagino che i mercati americani magari, ecco, non si muoveranno così tanto. Di conseguenza, il certificato turbo avrà un premio al rischio un po' più alto e probabilmente il venerdì sera, tardi a questo punto, cominceremo a vedere magari la lettera correre un po'. Questo avviene solamente sul primo e secondo livello. Quindi, per chi vuole fare scalping, ovviamente andare su un mercato aperto è la base. Se però abbiamo un ponte di fronte e vogliamo fare un investimento di lungo periodo, come nel caso di quelli che fa Arduino, ecco, in questi casi dove c'è magari un weekend molto lungo davanti, evitiamo di andare a prendere il primo livello disponibile, poiché il denaro lettera potrebbe essere molto distante, perché è vero che c'è un market maker dietro che assicura la liquidità, però non può neanche esporsi un po' troppo. In questo caso vediamo come il primo livello sia a 2,13 euro, 3,27 euro. Ora io sconsiglio sia per i trader di lungo periodo che per chi fa scalping di andare sul primo livello in questo momento. Quindi dare un occhio anche a queste cose è utile. Sono strumenti finanziari quotati, quindi voi vi potete mettere anche con un ordine a metà tra denaro e lettera. Però se volete fare trading, primo dobbiamo cercare un knockout che non venga colpito, come diceva Arduino prima. E poi fate attenzione anche a questa cosa, perché sugli strumenti quotati, diciamo, visto che il market maker non è proprio il broker, quindi noi non possiamo di fatto avere uno spread fisso su ogni strumento finanziario, ci può essere uno spread più contenuto o più alto sui vari certificati turbo con i vari knockout. Ecco che il primo livello in questo momento mi sento di sconsigliarlo perché ha un denaro molto distante dalla lettera. Quindi se volessi far trading in questo momento andrei o sul secondo, sul terzo, o su quelli dopo. Ecco, il primo livello, e in alcuni casi, se il certificato vale molto poco, immaginiamo di avere un certificato che vale 1 euro o meno, quindi il secondo varrà poco più. In questo caso si tratta di circa 2 euro di distanza, no? 200 punti di distanza tra un knockout e l'altro. Quindi, se c'è un certificato che vale, non so, 50 centesimi, magari quello successivo varrà 2,50 euro. E quindi eviterei di stare sul primo e secondo appena prima del ponte. Oppure, se lo volete fare, comunque sia, buttate un occhio sul denaro e sulla lettera, e buttate un occhio sul denaro e sulla lettera anche per quanto riguarda la qualità. Cioè, vi faccio un esempio. Arduino, prova a cliccare proprio sul primo. Mettiamo Questo? caso, sì, mettiamo caso di aver comprato questo certificato, no? In tempi non sospetti, quindi quando denaro lettera era ristretto. Ovviamente posso rivenderlo al denaro, quindi quando rivendo il mio certificato ottengo comunque un buon prezzo, no? Se io ho comprato prima di questo divario molto grande, io comunque riesco a venderlo al prezzo giusto. Diciamo che in questo momento il market maker non vuole assumersi nuovi rischi. Però sui certificati che ha già venduto il prezzo è onesto, quindi se voglio rivenderlo lo vendo sulla lettera e va benissimo. Posso ovviamente anche mettere un ordine di vendita. Ora immaginiamo di essere un trader che ha comprato 500 di questi certificati a 2 euro, vede questa situazione e lui ce li ha già i certificati, quindi non ha problemi a venderli, però magari vuole anche giocare su questo. Su questa prudenza da parte del market maker, e quindi si mette a fare lui il banco. Si mette lui a vendere a un prezzo che è magari più contenuto rispetto a quello del market maker a 3,27 euro, ma più alto rispetto a quello che in realtà dovrebbe essere. Non so, 2,40 euro, 2,50 euro, 2,60 euro. Magari c'è un trader che non è così attento come lo siamo noi,
perché non ha ricevuto magari lo stesso warning, la stessa attenzione su questi dettagli, e decidi di acquistare 100, 200, 500 certificati a mercato, senza neanche aprire il book di negoziazione. Magari lì ci potrebbe essere anche, mettiamo caso di essere proprio furbetti, un ordine di vendita al meglio, ma a 2,20 euro di un pezzo, e gli altri 499 metterli a 3 euro. Il trader distratto che va a comprare a mercato 500 pezzi va a spazzolare il book, perché questo è uno strumento finanziario quotato, e quindi andando a spazzolare il book di fatto ci va ad acquistare il primo a un livello che sembrava normale e il resto a un prezzaccio. Questo può essere in qualche modo un pericolo se non andiamo a essere attenti sul primo livello, che cosa succede nel book, vi ripeto. Venerdì sera non sono molte le date che possono essere tali, però può essere anche in qualche modo qualcosa che i trader possono effettivamente sfruttare, no? Esattamente come ve l'ho esposto io, dobbiamo stare attenti che qualcuno non ci faccia questa cosa, però possiamo farlo noi effettivamente. Ad ogni modo, per essere prudenti, soprattutto all'inizio, è meglio comprare dal secondo, terzo livello in poi. Ecco. C'è un utente che ci chiede, si parla di primo, secondo livello, di barriera e non di book. Ho parlato effettivamente di entrambi, purtroppo le parole scarseggiano, sono sempre livelli. Cioè, comprare il terzo, quarto livello knockout, chiamiamolo knockout e basta, knockout disponibile, non prendere il primo della lista, quello con leva più alta, e andare a controllare il book di negoziazione quanti pezzi sono disponibili a quel prezzo. Quindi entrando dentro il book di negoziazione, quindi visualizza proprio la profondità del mercato, non vi fermate qui, andate a vedere, ci sono 2500 pezzi sul primo livello, perfetto, ne voglio comprare 100, benissimo, il mio ordine verrà evaso al primo prezzo disponibile, 6,25 euro. Sono due o tre accorgimenti, perché insomma può capitare di sbagliare, non è mai bello quando succede, quindi basta stare attenti ed evitare appunto di fare trading sul primo knockout disponibile il venerdì sera o la sera in generale, dargli un occhio, perché giustamente il market maker è prudente, non si vuole prendere esposizioni particolari. In una serata particolare, ricordo che oggi probabilmente ci sarà l'annuncio ufficiale, ormai è quasi ufficiale, però probabilmente oggi arriverà l'annuncio ufficiale, se non è arrivato durante la nostra conversazione, che Draghi sarà il premier, e di conseguenza probabilmente per quello c'è quel dislivello nell'indice italiano. Ci sarà sia long che short, prova ad andare a cliccare su short, immagino che sia anche lì la... No, su short si tengono più stretti, probabilmente perché comunque sia il livello knockout, il primo livello knockout è piuttosto lontano. Probabilmente di fatto, se viene confermato Draghi, la salita non sarà poi così alta, perché la salita c'è già stata. Se invece non dovesse essere confermato per un qualsiasi motivo, la discesa sarebbe insomma molto forte. Di conseguenza, il market maker in questo modo vuole essere più prudente in questa giornata. E poi tra l'altro, venendo proprio al trading per concludere, Andrea, abbiamo parlato di inizio italiano e così per dare un input, visto che abbiamo parlato di DAX, di sterlina, ma in effetti l'indice italiano per la salita che ha fatto, diciamo, sarebbe ideale per quanto mi riguarda, da comprare su questa zona, quella che noi chiamiamo la pullback zone, questa qua, no? Questa qua è proprio la pullback zone perfetta, il primo livello del 38,2 sarebbe 22,8, che sarebbe anche, ecco, l'area di resistenza tecnica di cui parlava prima qualcuno dei partecipanti. Ma questo, per esempio, vedete, questo diventa un livello di domanda che corrisponde con il 61,8% di questa leg. Quindi, se dovesse ritornare su questa zona, sarebbe interessante andare a ricercare degli input long, magari su un daily, quindi molto easy. Perché se dovesse essere così, sai, si compra qua, si mette un paracadute KO qua e si cerca un bel movimento verso i 24,5, che è quella zona che dal 2018 no, non viene bucata, diciamo. Non è che neanche dal 2018, dal 2011 che non viene bucata. Quindi
stiamo parlando di questo, cioè mensile, stiamo parlando che dal 2009, anzi no 2011, dal 2009 che non viene bucata al rialzo in chiusura mensile. Quindi molto Pazzesco. interessante l'indice italiano, però al momento, a mio avviso, sarebbe prematuro comprare qui, secondo me, cioè non avrebbe senso. Quindi, poi al di là poi che ovviamente no, da queste notizie fuoriescono dei movimenti di prezzo, io poi guardo solo il grafico, quindi se mi va lì già i 22,8 potrebbero essere un buon livello di prezzo per l'indice italiano, e farsi comunque i 24,5 diventano svariati punti e quindi diventa un bel trade. Questo, ecco, come input operativo ai nostri amici potrebbe essere interessante da seguire lì. Perfetto. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Comunque trovate la registrazione su YouTube già da domani mattina. Io grazie mille Arduino, insomma, sei sempre molto esaustivo sulle tue spiegazioni, sulle tue analisi e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a te Andrea, grazie a tutti, un saluto, a presto. Buona serata.